Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. La notizia che sta sconvolgendo l'Europa riguarda il risultato dell'Eurovision 2023. La competizione è stata vinta dalla Svezia, che ha sbaragliato la concorrenza e si è fatta strada fino al primo posto. L'artista che ha portato alla vittoria il suo paese è Loreen, una cantante che si è esibita con la canzone Tattoo. Questo trionfo era stato previsto dagli esperti del settore, che avevano visto nella performance di Loreen una grande potenzialità. Purtroppo per l'Italia, il nostro rappresentante, Marco Mengoni, non è riuscito a salire sul podio. La serata è stata particolarmente dura per lui, visto che è arrivato solo al quarto posto. Ma cosa ha portato alla sconfitta del cantautore italiano? La verità è che il televoto non gli ha sorriso, mentre la Finlandia ha scalzato l'Italia dal podio. Nonostante la delusione per il risultato, Mengoni ha comunque ricevuto un importante riconoscimento, il premio degli autori. L'artista è stato molto applaudito al suo ingresso in scena nella sfilata iniziale, dove si è presentato con una doppia bandiera, quella tricolore e quella LGBTQ. Dopo la serata, Mengoni ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Rai 1. Sono già uscite le mie date in Europa. C'è molto fermento. E queste sono le vere vittorie. Andare a condividere con tutti il proprio lavoro. Mengoni ha inoltre sottolineato che per lui, la vittoria non è solo arrivare al primo posto, ma anche essere nella città dei Beatles. Non potevo chiedere di meglio. È un regalo dopo 13 anni di carriera incredibile.